frequenti sulle pagine dei nostri giornali, anche sui mezzi di comunicazione, anche uno di quelli su cui si fa più speculazione per i propri fini politici, verrebbe da dire. E quindi intere categorie di persone di varia origine, di varia etnia, di varia provenienza, poi alla fine, pur parlando molto di loro, non hanno spazio per far emergere la loro storia, per capire veramente chi sono, che tipo di storia si stanno ricostruendo, quella che hanno lasciato alle spalle. Sono persone senza identità, di fatto, oppure con un'identità che non hanno, su cui non hanno avuto titolo per poterne costruire gli estremi, i contorni, le caratteristiche. Spesso vivono o devono contrattare la loro posizione nel mondo perché l'identità che gli è stata affibbiata non è quella che a loro corrisponde. E Sara ha voluto, con un progetto, tentare di capire se si può andare oltre quei pregiudizi. Grazie mille per l'introduzione. Buongiorno a tutti, sono contentissima di essere qui per parlarvi di questo progetto e vorrei iniziare parlando di, descrivendo questa definizione, che è una definizione che i sociologi utilizzano per parlare di tutte quelle persone che sono accomunate dal fatto di essere il futuro della migrazione, quindi la naturale proiezione e conseguenza. Non ci concentriamo quindi sulle prime generazioni. Che è una tematica che da 10 anni a questa parte è appunto molto trattata e anche abbastanza ridondante, ma ci concentriamo su quello che succede dopo, quindi i figli di coppie miste, i giovani nomadi, le persone adottate e i giovanissimi migranti. Io sono andata da queste persone, ho cercato di entrare un po' nel loro mondo e per farlo ho chiesto a loro di cercare degli oggetti che fossero degli oggetti simbolo. Andiamo su questo. Ci sono le coppie dietro, in quella scatola marrone. Scusa. Ok, vi lascio un secondo così. È ancora tutto impacchettato, ma non è, nessuno l'ha aperto. Vado avanti, ok. Quindi sono andata da queste persone e ho chiesto loro di raccogliere degli oggetti. Insieme a questi oggetti mi hanno consegnato parte del loro mondo interiore. Insieme abbiamo creato per ognuno una sorta di camera delle meraviglie, quindi di Wunderkammer, che è divisa per 3 categorie temporali. Nel passato ci sono gli oggetti che condensano la memoria. La memoria storica familiare e in particolare il ricordo. Nel presente gli oggetti del quotidiano, in particolare quelli dell'agito, che descrivono in concreto la vita odierna, e nel futuro invece gli oggetti del desiderio, non inteso come un desiderio di consumo o possesso di un oggetto, ma come desiderio propositivo di costruzione e di progettualità. Quindi quelli del futuro sono degli strumenti veri e propri per le persone per proiettarsi nel futuro. Ci prendiamo qualche minuto per vedere alcuni dei pezzi della collezione e accanto all'immagine dell'oggetto vi leggo un piccolo estratto delle parole che le persone hanno utilizzato per raccontare questi oggetti e una parola chiave scelta dai proprietari dell'oggetto per condensare l'anima di questa cosa. Numero 1, festa. Ricevo sempre un sacco di doni da mio padre quando torna dal suo paese di origine. Questo mi è stato regalato invitandomi a fare festa e a tenere il ritmo. Numero 4, padri. Ecco me e mio padre. È venuto in Italia a 13 anni con il padre ambasciatore per sfuggire alle guerre civili che stavano nascendo. Numero 7. Nomade. In questa fotografia siamo ritratti io e mio cugino. Non ero in Italia, ero con i nonni nel loro paese. Spesso nella mia vita mi sono spostata dall'Italia, sin dall'infanzia. Numero 25. Padre. Per me questa è una cosa bellissima, è un disegno di mio padre. L'ho messo nella confezione delle stelle che si illuminano al buio perché non volevo rovinarlo. Dietro c'è un messaggio. Numero 37, lavoro. La biella è un pezzo del motore, è simbolo dell'ambito in cui lavorerò, l'ingegneria meccanica. 38, lavoro.
Il camice da laboratorio è il mio oggetto per il futuro. Vorrei interessarmi in particolare alle neuroscienze. Vorrei potermi immaginare con questo camice e con il velo, ma sto valutando l'idea che ciò non potrà accadere. Numero 44. Realizzare. Ho creato queste carte insieme a mio padre. Non ero contento degli altri giochi di carte, così ne ho progettato uno tutto mio. Si chiamava Revenge Extreme. Numero 55. Fotografia. Ho la passione per la fotografia, quella analogica con ancora pellicole e sviluppi. È il mio metodo per fuggire dalla frenesia di questa società. Allora, questi erano alcuni degli oggetti che in totale sono circa 80. E allora, perché il progetto ruota intorno agli oggetti? Perché ho sentito la necessità di partire dalla realtà, proprio perché diciamo che l'immaginario che nasce nella testa delle persone alla pronuncia delle parole straniero, migrante o comunque figlio di immigrato sono non fedeli alla realtà e sono spesso appunto immagini che sono stereotipate o che nascono da preconcetti o appunto dall'irrealtà. Quindi ho pensato che raccogliere dei dati concreti fosse un passaggio obbligato per riuscire a parlare in modo dignitoso di questa realtà, e ho scelto gli oggetti perché fanno da ponte tra la realtà e il mondo intimo delle persone. Gli oggetti, poi Pasolini diceva che sono i nostri primi maestri, perché ci insegnano chi siamo, dove viviamo, come possiamo muoverci, come possiamo comportarci. Quindi osservando gli oggetti di una realtà possiamo capire tantissimo di questa. E in più lui diceva anche che è difficile non percepire come autentica una realtà oggettuale diversa dalla nostra, perché quella in cui siamo nati è quella a cui poi noi tenderemo sempre a sentire l'unica, quella vera. E vabbè, poi vado un po' più veloce così non ci annoiamo. Quello che ho cercato di fare è realizzare un metodo per creare immagini visive e mentali che partono dalle esperienze intime delle persone, perché è difficile essere oggettivi, però si possono prendere per reali comunque le esperienze delle persone. E quindi ci spostiamo da terra fino verso il cielo all'interpretazione. Nello spazio espositivo, quindi, dai singoli oggetti si passa ad un universo complesso che è fatto di collegamenti, che è fatto appunto di interpretazione. La raccolta di questi oggetti sono riuscita a farla grazie ai laboratori che ho personalmente strutturato, ma che ho realizzato grazie alla collaborazione con associazioni che operano in campo culturale e in campo appunto dell'integrazione, e fortunatamente al termine di questi laboratori siamo riusciti a convogliare tutta l'esperienza in una bellissima esperienza all'interno di un festival che si chiama Tira Fuori la Lingua, che si svolge a Nembro e di cui poi vi parlo. Allora, questa è una delle immagini del primissimo incontro di un laboratorio. Come vedete, le persone sono quasi terrorizzate dall'idea di esporsi, di parlare della propria condizione di straniero. Si sono arrabbiati che io ho utilizzato questa parola, perché è percepita sempre solo come negativa, quindi è un indice di inferiorità e non di ricchezza rispetto al proprio bagaglio culturale. Questa cosa siamo riusciti a distruggerla, e infatti nel momento in cui le persone alla fine hanno mostrato il lavoro che hanno fatto, che è questo poster con gli oggetti e un foglio di sala che riportava le varie didascalie, che come quelle che vi ho mostrato prima, sono molto orgogliose, si sono autodeterminate, stanno mostrando la loro ricchezza, hanno parlato con le persone, le hanno coinvolte, hanno parlato non solo dei propri oggetti ma del progetto in generale, e quindi sono rimasta veramente contenta del risultato del primo passo. E l'altro metodo è stato quello degli incontri individuali, semplicemente per permettere a chi non aveva potuto partecipare al laboratorio o per raggiungere qualcuno che era più lontano, comunque anche negli incontri individuali ho svolto le stesse cose che ho fatto nei laboratori. Quello che ne è uscito per adesso sono un catalogo, che è quello arancione a destra, in cui sono contenuti tutti gli oggetti, le immagini degli oggetti, e lo schedario con le informazioni
riguardanti ogni oggetto, c'è anche una piccola parte che analizza un po' i dati raccolti e quindi si riesce un po' a capire anche quanti oggetti del passato, del presente, del futuro, quali sono le difficoltà nel trovare appunto gli oggetti del futuro, ad esempio. L'altro volume è quello dell'esperienziario, che funziona un po' da manuale per ripetere l'azione nel caso qualcun altro volesse appunto farlo, e anche raccoglie un po' la mia esperienza in modo anche un po' ironico, nel senso che parlo delle cose che sono andate bene, di quelle che sono andate male, così. Il cuore del progetto invece è questa mappa a destra, che si apre un po' a mo' di stradario e che raccoglie la complessità in uno spazio abbastanza ridotto. Però attraverso questa immagine si riesce un po' a leggere queste cross generation fin dove sono riuscita ad analizzarle io. Vorrei che questa mappa diventasse sempre più enorme, e quindi in cantiere ho già la volontà di ripetere questi laboratori, di farli crescere, e mi piacerebbe anche valutare l'idea di creare un database online, ma questo devo discuterlo con i partecipanti del progetto, perché sono comunque contenuti molto intimi e quindi sono cose che non posso decidere io. Per concludere vorrei leggervi il manifesto di Nuovo Panorama. Nuovo Panorama è un'immagine in continua espansione che contiene infinite storie. Abbiamo collezionato i nostri oggetti, carichi dell'esperienza di una singola persona, e li abbiamo messi in relazione per scoprire nell'insieme il dialogo tra le cose. A te che storia raccontano? Grazie per l'ascolto. Grazie Saria. Non so se della commissione qualcuno ha domande da fare. Infatti voglio chiedere una cosa tranquilla, non è cattiva, come ti aspetteresti. No, la cosa che ti voglio chiedere è di spiegarmi un pochino meglio perché come l'hai presentato e come appunto si guarda e si legge, è una cosa molto basata sugli oggetti, no? Cioè la richiesta. E invece la cosa che mi ha incuriosito e che ti chiederei di spiegarmi è che invece, non so se il 50%, ma insomma una grandissima, la maggior parte delle cose sono fotografie, e quindi non sono oggetti, ma sono persone o momenti, no? Cioè memorie, insomma. Ok, quindi diciamo che è stato incoerente parlare di oggetti. Non so, però sì, questo si va a dire richiesta è fammi vedere un oggetto che mi ricorda qualcosa. Ok, allora. Invece non sono oggetti. Esatto. Allora, cos'è? Un errore nel processo oppure un'altra cosa? Come è? Allora, com'è nata sostanzialmente? Cioè, non mi hai aiutati a portare un oggetto. Allora, la mia richiesta è stata inizialmente per oggetto. Io ho consegnato questa scheda che potete vedere nell'esperienziario, per supportarli appunto a ricercare questi oggetti, e ho definito l'oggetto come cosa che suscita interesse o è utile, quindi qualsiasi cosa, compresi anche disegni, immagini scaricate online, screenshot, cioè qualsiasi cosa poteva divenire oggetto del nostro lavoro. Quindi diciamo che ho fatto rientrare sotto a questa categoria anche le rappresentazioni. E quindi non è stato un errore loro che hanno portato tante fotografie. Sono stata io che ho deciso di far rientrare anche questo tipo di supporto, perché poi fondamentalmente diventa comunque una cosa che si può toccare, e niente, tutto qua. E guarda, non entro nel specifico, ma una questione che so, quindi, ma solo mi interessa sicuramente la questione della rappresentazione visiva, no? Di cui ci occupiamo.
Allora, non mi fa un po' distingo questo, perché è molto interessante che uno che dia una biella o un camice e quando fa questo oggetto ti parla del futuro, mentre invece le fotografie parlano sempre del passato o del presente, cioè comunque più della memoria. Però questo non c'è, cioè non è una discriminazione, questo è interessante, dal punto di vista della presentazione di genere. Ok. Chiedo se tu non puoi vedere, dico, se non hai pensato in qualche modo anche a fare una specie di tassonomia diversa, no? Cioè le speranze, le memorie, i ricordi, qualcosa del genere, se potrebbe essere sì, cioè, sicuramente questo spunto lo utilizzerò in futuro per migliorare il progetto. Per adesso diciamo che quello che mi interessava era proprio di vedere sullo stesso supporto tante cose differenti, quindi la fotografia accanto all'oggetto e un oggetto che magari è un oggetto molto materico accanto invece a, non lo so, c'erano ad esempio dei pendaglietti lavorati artigianalmente, cioè accostare delle cose molto diverse tra di loro e quindi anche utilizzare l'incoerenza anche come linguaggio. So che sembra una bestemmia, però è una cosa che... Ti chiedo un'altra cosa, se posso, che invece proprio questo riguarda questo grafico, che ovviamente poi ha l'apparenza di contenuto, no? Tu hai diviso la rappresentazione degli oggetti dal racconto degli oggetti. E non ti sembra che invece... Cioè non hai valutato il fatto di mettere insieme? Cioè ovviamente, certo, sì, ovviamente questo è stata una scelta ragionata e infatti nell'introduzione lo spiego, ho voluto creare un racconto visivo con gli oggetti, quindi nella prima parte sfogliando il libro sono state accostate quindi immagini e oggetti di modo che si riesce a raccontare una storia. Non so se ad esempio volete prendere una doppia e... No. E quindi la prima parte... No, nel senso che io vedo due pagine in cui ci sono due foto, due oggetti, una foto, un oggetto, che ovviamente la storia visiva li mette in relazione, cose che magari non hanno nessuna relazione. Appunto, la relazione si è creata perché io ho interpretato queste cose che mi hanno dato e ho cercato di raccontare una storia, quindi tutti questi oggetti sono dei possibili, appunto i collegamenti sono infiniti e quindi io ne ho fatto allora, uno. Come hai definito la sequenza? Allora, la sequenza è stata definita diciamo diverse, utilizzando diversi criteri, che possono essere quelli dell'assonanza, quelli invece della dissonanza, oppure dove c'erano principalmente assonanza e dissonanza, e anche tra la pagina prima e quella successiva, quindi anche girando la pagina c'è un collegamento anche in quel caso. Diciamo che è l'unico punto del progetto in cui ho cercato di metterci del mio, cioè di interpretarlo un po', mentre il resto è tutto molto oggettivo, e quindi lo schedario è dopo, e la consultazione ovviamente non è così fluida come se avessi sviluppato un vero e proprio catalogo con oggetto e descrizione, però penso sia comunque, come si dice, funzionale, e niente, è stata una scelta. Che non le è piaciuta. Dai, litighiamo un po'. Io no. Allora, una domanda sulle motivazioni. Intanto ti chiedo, tu hai delegato il tuo processo, le tue motivazioni a questa mappa, no? Non la sento molto bene. Dico, tu hai sulle motivazioni hai delegato, diciamo, tutto il processo a questa mappa, a questo elaborato finale.
Però quello che ti volevo chiedere è, mi è sembrato di capire che la motivazione principale è decodificare, ribaltare uno stereotipo, no? Lo straniero. Tanto ti chiedo se è corretta questa mia... No, non è la motivazione principale, nel senso che io volevo soltanto dare voce, lavorare con queste persone e cercare di vedere la ricchezza in queste persone, più che altro farla vedere a loro, e poi di restituire semplicemente un'immagine che fosse realistica e che quindi non si fosse lavata di tutto il resto, okay. E quindi non, ecco, era più quello il mio intento. Quindi ci stai mostrando delle persone attraverso gli oggetti, questo è esatto. Ok. No, avevo una curiosità, però vado. Sì, sì. No, ti volevo chiedere per curiosità rispetto a questo progetto se magari c'erano stati artisti, qualcosa, che ne so, mi viene in mente Boltanski per il Museo della Memoria di Ustica di Bologna, dove c'è questo lavoro sugli oggetti, se c'era qualcosa che magari ti ha dato l'input proprio per partire. Sì. È stato un giorno in particolare a Londra, al Barbican Center, c'era una mostra The Artist as Collector, quindi c'erano tutti gli oggetti delle collezioni degli artisti esposti in mostra, e ovviamente la sensazione che mi ha dato è stata bellissima, erano tutti oggetti stupendi e raccontavano anche comunque di una realtà vissuta. Passatemi il termine, anche comunque privilegiata, nel senso non era un mercatino delle pulci, ma erano gli oggetti delle collezioni degli artisti. E mi è venuta voglia di fare la stessa cosa, ma con gli ultimi del... No, magari se ti capita vai a Bologna, sì, sicuramente, a vedere il Museo della Memoria di Ustica con l'allestimento di Boltanski. Sì, poi ci sono altri riferimenti... Grazie a voi.